Sono tornata con un nuovo video e questo sarà il video su come realizzo io ultimamente la mia base viso di tutti i giorni. Se avete visto i miei ultimi video sapete che sto cercando di passare a prodotti naturali perché ho visto che appunto la mia pelle ultimamente non sopporta più i prodotti con dentro schifezzuole, quindi cerco di mettere prodotti il più naturali possibili. E adesso non so se ho già caricato il video haul sui prodotti naturali che mi sono stati inviati. Se non l'ho caricato lo vedrete in seguito, se invece l'ho già caricato vi metto nell'info box il link appunto al video. E adesso vi faccio vedere i prodotti che appunto utilizzo io ultimamente per creare la mia base. E poi ovviamente in seguito vedrete la stesura e tutto quanto, quindi potete vedere bene la coprenza e tutto quanto. Tenete presente che io non sto utilizzando nessun tipo di filtro, quindi quello che vedete è quello che realmente il prodotto fa. Spero si veda bene, sono come vedete nel bagno perché ho la luce diretta del sole, quindi non ho luci artificiali che vanno a modificare insomma i colori e tutto quanto, quindi questo è il risultato. C'è un'ape grande così lì che non vuole uscire. Vattene, vattene. Fuori, 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 fuori. Vai fuori. Ok, se n'è andata. Mi fanno... No, va fuori. No, non è un'ape, è quella che ha le gambe lunghe, lunghe, lunghe. Oddio, cioè guardate la pelle d'oca. Ok, se n'è andata. Ok, no, torna. Oddio, mamma mia. Dai che devo andare a lavorare. Vai fuori. Oh. No ragazzi, ma veramente io... Cioè, io non voglio ammazzarla, però fra un po' l'ammazzo. Parlando di cose bio, amiamo la natura. Ok, vabbè, vi ho detto tutto, vi faccio vedere un attimino i prodotti che utilizzerò e poi vi lascio ora. Il primo prodotto che vado ad utilizzare è questa CC Cream della Nature. Come potete vedere io utilizzo la tonalità medio chiaro e ha un SPF 15. Ok, la devo ammazzare, scusate, perché se mi punge il piccolo. Ok. Huh. Hai preso paura? Ok. Allora, CC Cream della Nature, che è appunto un prodotto della Biosline, che è una ditta di Padova che io adoro. Se avete visto i miei video precedenti sapete che io per Alessandro sto utilizzando prodotti della Nature, quindi sono prodotti che vi ho sempre consigliato prima ancora delle collaborazioni. Adesso sto testando appunto alcuni prodotti e vi dirò cosa ne penso in un video review oppure quando avrò i prodotti finiti, che di solito secondo me sono le migliori recensioni, perché un prodotto si è utilizzato dall'inizio alla fine, quindi si sa bene come funziona sulla propria pelle e come e che resa ha, insomma. Allora, appunto, questa CC Cream, nel video poi vedrete la coprenza, non ha un'altissima coprenza, ma aspettate, vedete i brufoletti qui, si intravedono ancora, ma a me piace tantissimo perché appunto dà un colorito naturale, non è per nulla pesante e fa anche da crema. Io ho la pelle misto grassa, più grassa verso il periodo estivo perché ovviamente si suda di più, e mi piace tantissimo. Alla sera tendo a lucidarmi un pochino se ce lo suda tutto il giorno, ma con qualsiasi prodotto siliconico e non succede questa cosa. Poi sopra ci applico il fondotinta
minerale di neve, quello nell'edizione quella vecchia, non quello coprentissimo pastoso che vi fa le crepe nel naso, per intenderci, ancora quello vecchio, nella tonalità light neutral, che utilizzavo come cipria, quindi adesso vado a utilizzare un misto cipria fondotinta per dare un po' più di coprenza. Poi opacizzo con la All About Matte di Essence, che come vedete ha un bel solchettino, una l'ho già finita tra l'altro, per le occhiaie utilizzo l'Instant Anti-Age della Maybelline, che non è assolutamente naturale, però ce l'ho, mi piace, voglio finirlo e poi cercherò qualche correttore naturale. Quindi se avete anche magari qualche consiglio da darmi, mettetemelo qui sotto nell'info box. Come terra utilizzo sempre questa che mi è stata inviata della Nature, della stessa linea, è la CC Terra, anche questo con fattore di protezione 15 e la colorazione è Sara, che appunto vedete poi nel video, però adesso ve la faccio vedere, a parte il packaging che è carinissimo, questo qui è il packaging, ha uno specchio grande come potete vedere, e questa è la terra, che come vedete ho già utilizzato un bel po', qui c'era tutta la scritta Arga e intorno c'è scritto minerale, ecco, riuscite così a vederla, è un po' aranciata, infatti non è una terra che va bene per il contouring, ma va benissimo per dare questo colorito un po' abbronzato che potete vedere, perché appunto la base l'ho già fatta. E come blush sto utilizzando quelli che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul, quelli di H&M Make Me Blush, questo è il Sugar Coral, e li sto utilizzando tutti e due, entrambi, tutti i giorni, mi piacciono tantissimo, come sapete hanno un buon inci e li utilizzo alternandoli, di solito prendo il primo che mi viene in mano, quindi questo è il blush. Bene ragazze, questo è tutto, vi lascio al video sulla mia base e ci rivediamo poi per i saluti. Questo è quello che io faccio tutti i giorni per creare appunto la mia base naturale e niente, spero che il video vi sia stato utile, se avete qualsiasi domanda in merito ai prodotti che avete visto, qualche informazione in più, non esitate a scrivere un commentino qui sotto e noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!